Ben ritrovati, si rinnova l'appuntamento con l'informazione di TRM H24 News. I giovani imprenditori di Coldiretti manifestano contro gli effetti dei cambiamenti climatici. Vediamo. Un fazzoletto sugli occhi, idealmente come le istituzioni, cieche sugli effetti drammatici dei cambiamenti climatici. I giovani agricoltori di Coldiretti, provenienti da tutta Italia, hanno manifestato durante l'esposizione AgriLevante per accendere i riflettori sui danni provocati al comparto agricolo a partire dall'andamento altalenante dei prezzi, come accaduto di recente al grano. Il titolo del flash mob inizia da aprite gli occhi, proprio perché questo clima pazzo, si può definire degli ultimi anni, degli ultimi periodi, ci porta ad un problema vero e proprio sui nostri cibi, quindi sulle nostre tavole. Quindi cosa significa? Abbiamo un incremento dei prezzi e soprattutto una diminuzione della quantità dei prodotti che poi andiamo a portare sulle nostre tavole. Perché passiamo da alluvioni lampo a siccità che durano mesi, quindi siamo veramente in difficoltà. L'agricoltura è un'industria a cielo aperto e quindi siamo i primi a subire le conseguenze di questo clima che è impazzito. Oggi vogliamo alzare l'attenzione verso i nostri politici, il nostro governo, sia nazionale ma anche europeo, perché possono incidere in maniera assolutamente diversa e molto più incisiva rispetto a questo fenomeno del clima impazzito. Inevitabile per i giovani imprenditori sentirsi scoraggiati e chiedono quindi risposte rapide. Per noi giovani che ci stiamo avviando adesso con la nostra attività, nonostante abbiamo tanta passione e tanta voglia di fare, ci sentiamo molto scoraggiati perché non vediamo un futuro giusto per noi da iniziare, non vediamo nemmeno quella che è la giusta risposta dalle istituzioni che ci dovrebbero tutelare ed aiutare. Intanto ieri il presidente del Movimento 5 Stelle, Conte, ha scelto una piazza della periferia di Foggia per intervenire nella campagna elettorale per le amministrative. La sicurezza si garantisce, ha detto, con atti concreti e non ha colore politico. Giuseppe Conte parla alla gente del CEP di Foggia, quartiere popolare alla periferia urbana e sociale della città. Prima il presidente del Movimento 5 Stelle ha visitato gli uffici della DIA e poi ha portato la sua testimonianza dinanzi alla tabaccheria di Franca Marasco, l'anziana uccisa il 28 agosto in un tentativo di rapina. Ma innanzitutto bisogna capire che il tema della sicurezza non è un appannaggio di una singola forza politica e non certo di uno schieramento che può essere quello di destra, che tradizionalmente fa tanta propaganda ma poca concretezza, e lo stiamo vedendo adesso che sono al governo. Il tema della sicurezza è un tema serio che per noi è al centro dell'azione politica, perché è un'esigenza di tutti i cittadini. Quindi questo significa videosorveglianza, potenziare l'illuminazione, migliorare il presidio per quanto riguarda il controllo da parte delle forze di polizia municipali del territorio, far sentire la presenza dello Stato. Conte supporta Maria Ida Episcopo, candidata alla poltrona di sindaco. Non chiamatelo campo largo, ma campo giusto, dice. Accetta di esserci al monumento dedicato alle vittime della strada. Sul salario minimo dà appuntamento nelle piazze domenica prossima, ma è la partita di Foggia al centro dell'impegno. Ricordiamoci che noi siamo quelli che nel 2020 hanno fortemente voluto la DIA per rafforzare anche le investigazioni preventive. E ricordiamoci, siamo quelli che hanno stanziato 70 milioni per il palazzo di città, siamo quelli che si sono battuti per rafforzare la presenza e migliorare e rinforzare le forze dell'ordine. Azioni concrete, non solo chiacchiere o propaganda. Da Potenza continua il tesseramento della Lega in Basilicata. Uno stand in un luogo strategico per il primo sabato di ogni mese a Potenza, quando Viale del Basento ospita il mercato. Occasione giusta, hanno pensato i dirigenti lucani e potentini della Lega, per raccogliere consensi e nuove iscrizioni e per presentare alla comunità potentina quanto il gruppo regionale e locale del Carroccio Lucano hanno fatto e stanno facendo nell'amministrazione di comune e regione. Erano presenti il coordinatore regionale Pasquale Pepe, l'assessore regionale alla sanità e vicepresidente di giunta Francesco Fanelli, l'assessore comunale di Potenza allo sport e bilancio Gianmarco Blas, oltre che consiglieri comunali e militanti. La Lega è un partito che sta sempre in mezzo alla gente e oggi è un momento importante per noi, con la coincidenza
di un appuntamento mensile. C'è entusiasmo da parte non solo dei tesserati ma anche da parte degli organi istituzionali del partito, che credono in questa campagna e sono convinti che questa giornata testimonierà ancora una volta che la Lega è un partito che sta crescendo e che ha voglia di governare in questo territorio. Iscrizioni che continuano dunque, anche se, hanno spiegato gli uomini del Carroccio Lucano, sono stati già oltre 1000 i tesseramenti raggiunti a luglio, l'equivalente dell'intero numero di tessere che il partito a livello nazionale ha assegnato alla Basilicata per l'anno in corso. Un dato che ha portato a chiedere nuove tessere per la regione. Sì, stiamo continuando con il tesseramento, anche se noi abbiamo già abbondantemente superato il tesseramento rispetto all'anno scorso, l'abbiamo addirittura raddoppiato, però continuiamo a stare sul territorio, oggi sulla città di Potenza, domani saremo su Matera. E per quanto riguarda i prossimi appuntamenti elettorali, noi abbiamo intenzione di continuare a girare il territorio, di farci vedere presenti sul territorio, ascoltare le istanze dei cittadini, e ovviamente nella coalizione del centrodestra troveremo il profilo migliore. Io mi auguro ovviamente che sia un lucano, che conosca il territorio, che conosca soprattutto le esigenze del territorio. Si è parlato di gestione efficace delle emergenze cliniche in ostetricia nell'ambito di un convegno organizzato a Matera presso l'ospedale Madonna delle Grazie. Ottimizzare i percorsi diagnostico-terapeutici per migliorare la qualità dell'assistenza materno-fetale attraverso il confronto tra evidenze scientifiche e nuove proposte di cura, senza tralasciare gli aspetti organizzativi, è stato l'obiettivo primario del convegno La gestione del rischio clinico in ostetricia, patologie emergenti e simulazioni, tenutosi a Matera in una 2 giorni, 6 e 7 di ottobre, all'auditorium dell'ospedale Madonna delle Grazie. È una fase che richiede una rapida risposta e l'attivazione di un team multidisciplinare. È emerso la necessità di formare i team che gestiscono le emergenze, è un'esigenza prioritaria per ridurre le possibili complicazioni materne e neonatali. L'unità operativa di ginecologia e ostetricia di Matera si affaccia a un vero e proprio momento di crescita, dove oltre a quelle che sono le parti teoriche e culturali che devono essere un bagaglio per tutti quanti gli operatori, ci sono anche le simulazioni che rappresentano sicuramente un elemento importantissimo nella preparazione e formazione del personale sanitario. Ieri al Santuario della Palomba di Matera la giornata del creato, vediamo di che si tratta. Care sorelle, cari fratelli, oggi rifletteremo e pregheremo insieme a partire da un passo profetico di Amos. Scorrano come acqua il diritto e la giustizia, come un torrente perenne, che esprime un desiderio ardente di vedere l'equità e la giustizia. L'ambiente è la casa comune in cui viviamo. Le indicazioni che arrivano dagli scienziati sulla necessità di salvaguardarlo, pena il rischio di provocare disastri ecologici, sono temi che fanno riflettere oggi anche Papa Francesco tramite le parole del profeta Amos. Come le acque scorre il diritto e la giustizia, come un torrente perenne. L'Ufficio per la Pastorale Sociale del Lavoro, in collaborazione con il progetto Policoro Diocesano, con la giornata del creato al Santuario della Palomba di Matera, ha voluto porre l'attenzione su questi argomenti anche con l'ausilio di testimonianze. Abbiamo celebrato la giornata sulla cura e la salvaguardia del creato per quanto riguarda la diocesi di Matera Ersina. È una giornata di riflessione, ma soprattutto di testimonianza. Papa Francesco ormai da tanti anni pone una forte attenzione su tutti i temi che riguardano la cura dell'ambiente. Purtroppo l'ambiente è un tema che non può più aspettare, e ce lo dimostrano i frequenti disastri naturali che ormai stanno accadendo e sono all'ordine del giorno. È il momento di passare all'azione. Oggi qui in diocesi abbiamo proprio voluto riflettere su determinate tematiche, sulla tematica della cura e la salvaguardia dell'ambiente. Una cosa molto importante, le testimonianze di enti, associazioni, persone che già da tanti anni, quotidianamente, con passione, con voglia, lottano per cercare di rendere la nostra terra un posto migliore. Ieri a Matera l'appuntamento I racconti del jazz nell'ambito della Viva Verdi Multiculti. Sentiamo. Thank you.
musica è sicuramente suono, ritmo, intensità e tante altre magiche e piacevoli sfaccettature, ma è anche sempre l'espressione di una storia da cui deriva il pathos che l'ha generata. Il concerto Racconti di Jazz, teatro in musica per la rassegna Viva Verdi Multiculti Jazz, ha voluto mettere insieme tutto questo con i musicisti del Jazz Quartet: Gianfranco Mezzella al sax, Cosimo Maragno alla chitarra, Gianfilippo Di Renzo al contrabbasso e Sandro Savino al piano, e con la voce narrante di Elisabetta Rubini. Al centro le note e gli aneddoti di vere e proprie stelle del jazz come Monk, Powell, Young, Rollins, Reinhardt, Davis, Parker, Morton, Webster e tanti altri. Così, quando venne fuori quella storia che cercavano gente per il piroscafo giù al porto, mi misi in coda, io e la tromba, gennaio 1927. Li abbiamo già i suonatori, disse il tizio della compagnia. Lo so, e mi misi a suonare. Uno che mi ha colpito parecchio è stato Miles Davis, anche perché nel racconto ho pensato di inserire anche un piccolissimo episodio della sua vita sentimentale, quindi sono entrata nei panni di un'attrice francese che è stata la sua donna, Juliette Gréco, e quindi questa storia mi ha colpito abbastanza. La musica di partenza è lo swing, il jazz, quindi cercheremo di coniugare l'improvvisazione, che è il fulcro del jazz, con questo ambiente bellissimo, con questa organizzazione favolosa, e cercheremo insomma di dare il meglio con teatro e musica. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, linea alla regia.